Intanto, mentre cercavo di spiegarvi questa nostra meravigliosa medaglia olimpica presente lì sugli spalti dello stadio Pierre de Coubertin, c'è stato il boato enorme perché ha fatto l'ingresso un altro degli idoli, insomma, di casa. Chi in distanza? Il francese Jacques Drilson. Ma dall'altra parte con la cintura blu un grande Gojita Arcania, il georgiano, uno degli atleti più forti di questa più 84 kg, anche lui che punta il tutto per tutto verso Tokyo, anzi probabilmente per chiudere la sua lunga e ricca carriera a Tokyo 2020. Purtroppo non ci è toccato il coach francese, avrei potuto cercare di tradurvi qualcosa, ci è toccato il georgiano e non ne so una parola, quindi impossibile. Intanto abbiamo visto il giudice di sedia appoggiare la mano sulla spalla del coach georgiano e dirgli sta calmo, praticamente sta urlando un po' troppo. Sono una scena carina. Wow! Per questo può urlare. Gli do il permesso anche io. Per questo possiamo urlare tutti. Gojita Arcania, che rapidità! Vedete però la differenza, abbiamo visto finora anche incontri dove magari c'erano stazze diverse, uno altissimo e fisicamente magari più allungato rispetto a un altro più basso e compatto. Anche in questo caso accade, ma se tu ti giochi bene le tue carte e sai su cosa puntare, e Gojita Arcania lo sa bene perché è molto esperto dopo tutti questi anni di questa lunga carriera, beh, riesce a prendere e ribaltare velocissimamente anche un colosso come il francese e chiudere in proiezione da tre punti. Io qui ho visto un'esultanza per un Mavashi che io spero che non abbiano dato le bandierine, infatti no, viene richiesta la video review perché così in velocità a me non sembrava assolutamente al viso. Magari mi sbaglio, guardiamo questa video review. Vediamo dove. E invece guardate un po' la video review. Attenzione. Io vedevo le braccia e invece è passato in mezzo alle braccia. Eh sì, è punto. Vedete, alcuni casi, santa video review. Questo in velocità non l'avrei dato nemmeno io, ero convinta ci fossero le braccia, e invece è proprio entrato fra le braccia. Tre pari, però primo punto per Gojita Arcania e quindi anche vantaggio, Senshu per lui, così in parità vincerebbe sempre il georgiano. Wow! Qui vedete però come torna a fare gioco le leve lunghe. Tornano a fare gioco le leve lunghe. Vero che probabilmente questo potrebbe essere anche contatto, perché comunque ha sfondato un pochino. Poi considerando che stava attaccando anche Gojita, quindi aveva chiuso già le distanze, con la leva lunga è arrivato un po' più forte di quello che avrebbe dovuto al viso. Però che tempismo. Ottima azione del francese. Sì, avete visto. Ottimo tempismo, ottima scelta, però effettivamente poi, essendo che andava anche avanti Gojita Arcania, è stato colpito di più. Era praticamente, è come se fosse risultato un po' a corta distanza, per intenderci, ma proprio per poco, però quel sfondare in più si trasforma in ammunizione. Niente da fare. Ci vuole il controllo. Suggerimento dell'arbitro centrale di combattere. Devono tirare. No, adesso li sanziona. È molto. È molto severo questo arbitro. Mi piace anche. Ha proprio dato quei pochi secondi per dire: io vi avviso, combattete, ok? Non mi ascoltate, subito. Pan sanzione. Giustamente.
Che peccato Gogita, andava bene come tempismo, non ci ha creduto in quel Yokozuki. Ah, questo fuori. Lo sa bene che deve chiudere quelle distanze, deve riuscire ad allungare andando più sotto, perché se lo fa partire lui le leve più lunghe. Attenzione, un'altra sanzione sempre per lui, per quel contatto, no? Quella posizione da clinch un po' troppo confusionaria e trattenuta. Mamma mia, punto. Chiede di fare di sistemarsi le cinture a tutti e due, entrambi. Che poi anche lì, ah, non viene dato, ok, quel punto, quello che aveva stato segnato anche con le bandierine, in realtà lavora molto bene, anche se non sembra, Gogita Alcagna, quando tira l'avversario, gestisce molto bene. Perde lo senshu per il terzo Shukoku, perché anche quando viene segnalato con la bandierina per il braccio per il Yokozuki del francese. Wow, che punto! Avete visto come gli ha rubato il tempo? Si è avvicinato, ha chiuso le distanze e ha allungato subito con il Yokozuki rapidissimo. Questo è il lavoro che sta cercando di fare da almeno 30 secondi, un minuto, Gogita Alcagna, perché doveva riuscire a rimetterci dentro quel punto. Quello che dicevo è che anche se non sembrava, stava lavorando davvero bene Gogita Alcagna, perché sapeva che appunto le leve lunghe dell'avversario erano pericolose. Quindi cosa faceva? Cercava sì di insomma accorciare le distanze, ma senza far poi partire l'altro, perché altrimenti avrebbe trovato la distanza corretta nell'allungo e lui no, perché non sarebbe arrivato a segno. Cosa è accaduto però? Quando lo faceva si ritrovava sempre che anche in quella bandierina dove è stato segnalato il punto del francese, poi rivedendolo all'allentatore tu noti che comunque il braccio del francese non è allungato bene, è un po' accorciato, perché comunque se mantiene il controllo, non come prima che invece ha sfondato, accade che deve accorciare questo braccio, perché facendo un bel lavoro di insomma pian piano mangiucchiava le distanze, insomma, Gogita, e in quel senso si ritrovava che chiudeva quindi la distanza corretta del francese, però poi trovava la sua, come è successo all'ultimo. Vedete, un po' sporco ovviamente questo Mabashi, c'è da dirlo comunque, perché è arrivato un po' sporco ed è caduto un po' sporco, però è entrato in quella guardia. Questo è bellissimo, gli ha proprio mangiato la distanza, mangia ed entra in allungo, punto, bellissimo.